Sei in diretta? Sono in Aspetta, diretta, vediamo vediamo un po'. Ragazzi, dateci un cenno, ci siete? Vediamo un po'. Aspetta. In diretta. Adesso vediamo. Sì, allora, aspettate. Ok. Fammi un sorriso, vediamo un po'. Parli un secondo. Come va? Mi senti? Tutto Sì, ok. bene? Sì, ci sei, c'hai già una decina di persone collegate. Ok ragazzi, benvenuti, benvenuti. Cominciamo, aspettiamo un minuto o due che aumentino le persone in diretta e poi ci sistemiamo per partire per questa bella pizza alla palla del priore. Stiamo controllando se la diretta sta procedendo correttamente, sembra di sì. Sì, grazie. Ok, Ciao Ettore, ciao Ettore. ciao Ettore, ragazzi, io non vi posso leggere, c'è Rita che risponderà per me e vi darà tutte le informazioni che chiederete. Intanto qua vedete che ho già cominciato a preparare i quattro cavalieri dell'Apocalisse, acqua, farina, lievito e sale, e in più due ospiti che sono due panetti che ho fatto un quarto d'ora fa, che mi serviranno per mostrarvi le fasi successive. Sono panetti di impasto già pronto, ok? L'altra nostra grande ospite è la Porcella Italiana, grande farina perfetta per 1000 applicazioni, considerate ragazzi una 280 ma è tipo 1, quindi abbatte tutti quei problemi dell'eccessiva raffinazione, le farine che fanno male, la doppio zero, questa è 1, quindi siamo in una condizione di virtù e andiamo avanti. Allora, pizza alla palla del priore. Com'è nata questa pizza? È nata da una serie di cose più disparate, da una serie di esigenze, un colpo di fortuna. Alcuni avevano fatto già molti passi di quelli che vedrete qui, non è che sia innovativa in tutto e per tutto, per ogni singolo aspetto. Però diciamo che ha messo insieme tanti passaggi un po' straordinari che fanno di questa ricetta un qualcosa che finora sul mercato non c'è, mercato in senso lato, non c'era. In che consiste questa pizza? Brevissima lievitazione, ragazzi, sono le 9:30. Per l'una e un quarto riusciamo a infornare. E siccome la fase di forno durerà 6, 7, 8 minuti al massimo, a seconda del tipo di forno che avete, il risultato sarà che per l'ora di pranzo, impastando adesso quello che stiamo impastando ora, ce lo mangeremo a pranzo. E ditemi voi se questa non è già una grande ricetta. Adesso chiamo un attimo Rita accanto a me. No, sto in Sì, pigiama. chiamo accanto a me Rita che mi passa il calco la pizza, le 10 motivazioni, le cose, tutto quello che mi aveva preparato e che poi si è portata via chiaramente. Che, vabbè. Allora, ragazzi, perché è importante questa ricetta? Perché è importante questa ricetta? Ah, perché è importante questa ricetta? Perché è importante questa ricetta? Eccola qui. Eccola qui. Allora, ragazzi, qui abbiamo diversi motivi. La cosa importante è, diciamo che ripetere alcune di queste cose, o magari proprio tutte, già le avrete conosciute, già le avrete frequentate. La prima è usiamo tutti e quattro gli ingredienti contemporaneamente nell'impasto. Questa è una cosa spettacolare. Per anni ci hanno detto che se avessimo messo insieme il lievito e il sale, li avessimo versati contemporaneamente, saremmo morti noi, le nostre progenie, le famiglie, sarebbero stati 7 anni di disgrazia. E non è vero, ragazzi, lo potete fare, purché non li facciate stare poi troppo a lungo insieme, ma se li mettete insieme, punto e basta, impastate, nessun problema, lo vedremo. Due. Allora, ragà, questa è una macchina strepitosa. E impasteremo in 4 minuti. Prenderemo anche il tempo, lo verificherete. Ma la cosa, e lo faremo tutto in diretta senza tagli, quindi non ci saranno problemi. La cosa bella è che lo potete rifare con macchine anche meno importanti. Una planetaria da 100 euro, una bella cinesina, una Bosch, la famosa antichissima Bosch MUM 4405, quella è una macchina 50 euro, 60 euro. Quella va benissimo. Impasterà magari non in 4, magari in 5, in 6 minuti, però il concetto è che impasteremo in tempi brevissimi e questa è una cosa spettacolare, ragazzi miei, perché obiettivamente una roba del genere è veramente notevole e rara. Poi, terza cosa, ragazzi, la farina che stiamo usando è una V280, ve l'ho detto, no? La Porcella Italiana V280 non è una farina debole,
Non è, che ne so, una Porcelli verde ideale, sapete, da 2,20, 2,10, che magari riesci a concepire che venga mangiata in 3 ore. È una farina già di media forza e di media alta forza. Siamo vicini ai 300. E anche con farine a 300 si possono sicuramente fare queste ricette. Quindi la gialla, 3,40, benissimo, nessun problema. E la mangeremo in 3 ore. Ragazzi, sapete che vuol dire in 3 ore? Vuol dire che tutta quell'ambaradan di teoria che io stesso ho frequentato per tanto tempo, in cui dicevamo... se c'è farina forte ci vogliono minimo 24, 48, 72 ore, lunga lievitazione uguale, lunga maturazione uguale digeribilità, comincia a essere un po' sfalsata. Non abbiate paura a farla. Considerate che questa ricetta è stata ripetuta negli ultimi 3 mesi, una volta al giorno, tutti i sacrosanti giorni, tranne due che avevo altro da fare, ma tutti i sacrosanti giorni, e l'ha mangiata mia mamma, che poi vi presenterò. E verrà a salutarvi, che ha 89 anni e che la vuole e la pretende ogni giorno. Questo vuol dire che è una ricetta che non porta nessuna difficoltà, nessun problema, anzi, al contrario, sarà un impasto spettacolare. Come queste, poi abbiamo altre innovazioni nel campo di questa ricetta. La lievitazione unica. Sì, lievitazione unica, cioè manca la doppia lievitazione, non c'è più la distinzione fra puntata e appretto, lievitazione, staglio, dopo. No, viene fatto tutto subito, si impasta, dopo 3 secondi si butta sul banco, si fa lo staglio immediato e si fa un'unica lievitazione di circa 3 ore. Quindi anche qui puntata, appretto, salta tutto, tutti i concetti che abbiamo fatto, le cose che abbiamo studiato, imparato sul web, sentito, ripetuto 1.000 volte. E qua tocchiamo un punto delicato, 5 grammi per lievito. Per pizza di lievito di birra fresco, 5 grammi sono proprio tanti, per 700 grammi di impasto sono proprio tanti. Però quello che si è scoperto è che un pelino di lievito in più di quello che abbiamo previsto, anche un bel po' di lievito in più, non è un problema se è funzionale rispetto alla ricetta. Se tu butti lievito inutilmente, butti lievito inutilmente, se metti un quintale di lievito dentro non ha senso, qualche problema te lo dà. Ma se rimani in un range ragionevole e le cose le fai con senso, con ragione, allora vedete che, ragazzi, noi abbiamo imparato a mettere che si può mettere poco lievito, ma si può mettere poco lievito, non si deve mettere poco lievito. Non vi fate fregare da quelli che dicono che dopo il lievito continua a funzionare in pancia, che il lievito in pancia vi fa male. Non è vero, il lievito muore durante la cottura, tutto il lievito muore durante la cottura, quindi non avrete dubbi su questo effetto. E provate una volta e vedrete che è strepitosa. Tra l'altro, questa ricetta è stata già ormai provata e testata da parecchie decine, forse un centinaio di persone, e devo dire tutti con risultati strepitosi, quindi va benissimo. L'acqua, ed è l'ultima. L'acqua, c'era uno di cui preferisco non fare il nome, che diceva: usate l'acqua Sant'Anna, solo con l'acqua Sant'Anna viene bene. È una cavolata. In questo caso, per questo tipo di impasto, la procedura prevede acqua a temperatura ambiente, al contrario di quello che siamo abituati per l'alta idratazione, dove era prevista acqua gelida di frigorifero, quindi voi 2 giorni prima dovevate mettere l'acqua in frigo, doveva diventare quasi un ghiacciolo, con gli aghetti di ghiaccio, tutto questo sparisce. In realtà basta l'acqua a temperatura ambiente, è perfetta, anzi è funzionale. Se metterete acqua fredda, troppo fredda, potreste avere dei problemi di... diciamo agglomeramento dell'impasto sul gancio, sulla foglia, e poi non lo lavora più. Quindi meglio se l'acqua in questo caso, in questa fase, è tiepida. Fatte tutte queste premesse, la cosa che a noi interessa, ragazzi, è creare qualcosa di nuovo. È uno spettacolo sta pizza. Provatela perché veramente vi cambierà la vita. Tutti quei tempi lunghi, dovevate ricordarvi il giovedì di impastare la biga per fare il venerdì l'impasto, per fargli fare 48 ore di maturazione, farlo il sabato sera, la domenica. Diventava veramente qualcosa da programmare sull'agenda e francamente per una pizza mi sembrava un pelino troppo importante questa cosa. Quindi secondo me provatela perché avrete delle grandi sorprese. Le proveremo anche stamattina qualcuna. Allora, bando alle ciance. Adesso vedete che magicamente si sposta l'inquadratura con un meccanismo super automatico che pochi hanno contribuito a creare ed ecco qui. Voilà. Prendiamo la farina, le dosi, ragazzi, le trovate, le abbiamo già messe, magari Rita adesso le scriverà di nuovo, però sono quelle di 2 pizze da 700 grammi all'80%. Questa è la farina per
Polselli italiana, la versiamo dentro, poi versiamo, vedete questi due pallini fatti mezz'ora fa, poi versiamo dentro la nostra acqua, acqua liscia, potete usare acqua di rubinetto, potete usare acqua frizzante, acqua liscia minerale, potete usare quello che volete, non cambia niente. Il sale e il lievito, eccolo qua, vedete? Beh, 10 grammi di lievito per due palline, eh? In un bel po' di lievito, se ne va un mezzo cubetto quasi di quelli tradizionali. Io ho avuto la fortuna di trovare quel lievito, quello professionale, il panetto da 500 grammi, e devo dire che se potrò non lo abbandonerò più. Eccoci qua. Allora, foglia montata. Vediamo. Questo ci servirà a vedere l'uscita, la temperatura di uscita dell'impasto. Abbassiamo il gas, avete visto tutto insieme, quindi acqua, farina, lievito e sale, non è morto nessuno e non morirà nessuno. Mettiamo a bassa velocità all'inizio. Bassa velocità, vedete? L'acqua bagna tutta la farina. E una volta che la farina è stata bagnata tutta, non salterà fuori con alta velocità. Quindi possiamo permetterci di aumentare la velocità dell'impasto. E prendete i tempi, perché fra 4 minuti tireremo fuori l'impasto fatto e finito. Cosa sta succedendo al nostro impasto? Puoi riprendere un attimo me. Cosa sta succedendo al nostro impasto adesso nella vasca? Sta succedendo che il glutine comincia a formare i ponti di solfuro. I ponti di solfuro chiamano molecole d'acqua ogni volta che si formano e quindi l'impasto fatalmente si asciugherà. Intanto queste catene formeranno delle ragnatele che creeranno sempre una maggiore coesione nell'impasto. Risultato, quello che adesso riprendi dentro, prendi nella macchina. Quello che adesso sembra un fango comincerà a creare dei fili e poi progressivamente verrà assorbito tutto dalla foglia. Quando la foglia l'avrà assorbito, saremo pronti per la fase successiva. Noterete che tutto l'impasto si è spalmato come una crema lungo le pareti della ciotola. Se avessimo usato acqua fredda, si sarebbe creata subito più coesione, l'impasto sarebbe salito subito sulla foglia e non sarebbe stato lavorato. Ecco perché acqua a temperatura ambiente e non fredda. Vediamo adesso quanto segna. 26 e 8, lo vedete, sì? Qua. Mi faccio. 26 e 8. Ok? Bene, questa temperatura è perfetta, 26-27 gradi, va benissimo. Nella macchina adesso, lungo le pareti, quello strato di pasta verrà sempre più richiamato tramite i fili del glutine verso il centro e quindi fatalmente si assottiglierà e cominceranno a formarsi prima delle piccole chiazze pulite e poi queste chiazze si aprieranno e l'impasto si staccherà totalmente dalle pareti. A quel punto salirà il glutine della foglia e avremo risolto tutto il problema. Mi hanno chiesto, ma se aumenta il lievito, se aumenta la temperatura, devo abbassare il lievito? È un pochino sì, ma alla fine quello che devi verificare è che alla fine della lievitazione ci siano due elementi che siano arrivati contemporaneamente. Il panetto deve aumentare di volume e arrivare a 2,5 volte l'originario volume. Poi invece la coesione, la glutinazione, la formazione della maglia glutinica sia tale da non avere né il panetto troppo resistente né troppo rilassato. Come sentite dal rumore, l'impasto si è quasi completamente staccato dalla parete, è rimasta solo una zona centrale in basso, anche quella si va riducendo e l'impasto si è staccato. L'impasto è finito, guardate però. Che breve durata ha questo glutine? Vedete come cola giù dalla foglia. Fatto in questo modo, diciamo che la formazione della maglia glutinica è molto parziale. Quindi noi cosa facciamo? Ci avvantaggiamo
della cosiddetta ripetizione del gesto. E noi abbiamo creato una prima struttura, adesso la riproponiamo, stacchiamo l'impasto, viene abbastanza pulita ma ancora con molti residui, vedete? Molti residui di impasto. Dopodiché aspettiamo un paio di minuti, il tempo di raccontarvi questa cosa, e dopodiché riparte regolarmente. Ed eccola qui. Facciamo ripartire. L'impasto risalirà sulla foglia in tempo record. Ha finito. Guardate, già è molto più strutturata, vero? Lo rifaremo anche una terza volta e l'impasto sarà perfetto. È necessaria questa ripetizione 2 o 3 volte? Francamente non lo so, io non ho trovato grandi differenze, vedete com'è più pulita la foglia, grandi differenze nel farlo 2 o 3 volte oppure lasciarlo già al primo impasto, però nel dubbio conviene sempre fare quello che è un po' più, diciamo, conservatore. Quindi in questo caso riproviamo ancora. Fine. Adesso è ben più strutturata, vedete? Quindi va meglio. Molto meno struttura di impasto sulla foglia, una foglia molto pulita, vedete? Comincio a sentire quando la taglio, comincio a sentire un po' la struttura della gomma. E adesso misuriamo la temperatura finale dell'impasto. 28 e 8. Voi direte tanto? No, va benissimo, va più che bene. 28 e 8 è perfetto. Fino a 28 e 8, e non è che deve essere per forza 28 e 8, fino a 28 e 8 è perfetto. Allora, adesso stacchiamo la nostra ciotola, ci passiamo sul banco una leggera spolverata di farina e andiamo a staccare. Vedete, la ciotola emerge praticamente pulita. Qualche straccetto di pasta ancora c'è, ma è fondamentalmente pulita. Vedete? Ok, allora adesso noi abbiamo un impasto da dividere in 2 palline e facciamo lo staglio immediatamente, avvantaggiandoci di un concetto base. Noi abbiamo la parte di sotto dell'impasto che grazie alla farina è diventata antiaderente, mentre la parte di sopra è estremamente appiccicosa, quindi è perfetta. La parte di sopra la chiuderemo, la parte appiccicosa si unirà facilmente e la parte di sotto resterà invece più staccata. Eccolo qua. Prima piega, è una struttura difficile da maneggiare, molto soffice. Poi la prendiamo, la solleviamo e la giriamo in questa posizione. Col taglio, vedete, dritto avanti a me. A questo punto giriamo e chiudiamo. Ancora una volta, taglio in verticale davanti a me. Io la chiamo la cozza perché fa questo effetto di chiusura dell'impasto, una leggera pigiatina e ancora una chiusura. Vedete che ogni passaggio la struttura dell'impasto si rassoda, diventa un po' maggiore, mentre prima era spiattellato la prima piega. Vedete adesso quanto è più carina, è più facile anche da maneggiare, vedete? Ecco qui la cozza, piega, vedete come cambia? È più facile da gestire. Ancora una piega e vedete com'è alto. Non so se riesce a fare un'inquadratura un po' bassa, un po' più radente, si vede che è cresciuta. Ve la faccio vedere anche in quella posizione. Guardate, impasto, lo chiudiamo e vedete come si alza. E questa struttura la dà il glutine. Adesso qual è il problema? Che questa struttura ha una durata nel tempo molto relativa, durerà 5-10 minuti e poi si spiattellerà. E quindi noi come facciamo a farla durare 3 ore, il tempo di lievitare? Dovremmo dare una nuova strutturazione fra 5-10 minuti. Dando questa nuova struttura fra 5-10 minuti, noi otterremo tutto quello che vogliamo ottenere, cioè il mantenimento nel tempo di questa struttura per circa 3 ore, cioè per tutto il tempo. Una piccola pirlatina. Questo impasto durerà un quarto d'ora prima di crollare, ma a me serve adesso perché mi serve per fare la porzionatura, lo staglio vero e proprio. Quindi mi prendo la mia filabilancia, la
Prendo un bel tarocchetto, poi gli do una spolverata di farina per evitare un po'. Oh, fra l'altro, vi faccio notare che l'impasto è abbastanza rilassato, non è segnato, ma è molto soft, molto tranquillo. Vedete? Non ha rughe di forza, stress, niente, tranquillo, tranquillo. Quindi è perfetta. Allora, vediamo quanto pesa. 7,40 è un po' troppo. 708, perfetto. Il primo panetto è pronto. Vedete com'è appiccicosa la parte di giunzione? Invece la parte esterna, se vedete, è completamente pulita. Quindi io a questo do una prima pegolina. Vedete quanto è carino? Ok, pesiamo questo. 6,99 va benissimo. Gli diamo una piega e cominciamo a lavorarci adesso il glutine all'interno dei singoli panetti. È qui il lavoro importante, ragazzi. Di tutta la ricetta, la parte difficile, forse questa è la stesura, ma questa è una fase importante. Noi qui dobbiamo creare abbastanza glutine da far reggere tutto il panetto per la durata delle sue 3 ore di lievitazione a temperatura ambiente. Quindi, se riusciamo a farlo bene, ce lo troviamo fatto bene fino alla fine. Io dovrei aspettare un quarto d'ora. Rifarlo un quarto d'ora e rifarlo. Chiaramente per questo motivo, per abbreviare i tempi, ho preparato quegli altri due panetti che vedete lì sulla vostra destra. Quelli sono i panetti che io ho utilizzato, ho creato mezz'ora fa, proprio per farvi vedere dopo mezz'ora come cambia. Intanto mi chiudo questo. Eccolo qua. Vedete che ogni piega che fa, queste sono le pieghe a due. Poi di pieghe ce ne sono tante, qualcuna ve la faccio vedere. Oltre alla piega 2, che se viene chiamata piega Bonci, c'è il cosiddetto slap and fold. Lo slap and fold è un pochino meno rispettoso della struttura, è un po' più gagliardo, diciamo. E si fa così: si prende l'impasto, si prende per la coda, poggi e pieghi, giri, poggi e pieghi, giri, poggi e pieghi. Questo tipo di operazione lo stressa un po' di più. Infatti, se vedete, l'impasto non è perfetto come quell'altro, eh? È un pochino più strutturato. Che differenza porta oltre allo stress? Lo slap and fold è di durata media, non è troppo forte. Questo L'impasto sulle mani. è? Ah, sì, vabbè. Questa struttura di piega, questo tipo di piega, slap and fold, ha un po' di necessità in più di abilità per essere usato. Ragazzi, qui il coronavirus ci ha cambiato la vita, eh? Quindi se prima già usavamo tutte le norme igieniche e lavarci 1000 volte e compagnia bella, adesso chi ha fatto i corsi già sa che noi facciamo fare 1000 volte, ci teniamo a questo aspetto perché insomma è la base di tutto, chiaramente. Ecco, adesso il coronavirus ci ha fatto fare un passetto in più, che per tutto sommato male non è. Allora, con questi splendidi nuovi guanti, procediamo a fare una leggera pirlatura dopo il primo giro di pieghe che abbiamo fatto. Vi ripeto, questo è lo slap and fold, vedete? Piega al volo, giro e vado in pirlatura. Una pochina di farina, anche sulle mani. Ed ecco che l'impasto assume la sua bella forma a palla. Questo invece era l'impasto che avevamo fatto come piega alla Bonci, no? Con la piega 2. Adesso vi ricordo com'è fatta. Capovolgiamo il panetto perché la parte appiccicosa è quella di sotto. Si fa una singola piega 2, vedete, quella che abbiamo fatto prima. Si prende con i pollici, si gira la fessura in verticale, la cozza. Eccola qua, 2, facciamo ancora un altro, e 3. E vedete che il panetto con questa struttura risulta essere molto meno
lavorato è un po' rovinato, rispetto a questo è molto meno, vedete? Chiudiamo anche qui con una piccola pigliatura e vedete la differenza. Piega, bonci, lap and fold. Chi la fa bene la lap and fold si trova uguale bene anche con quello. Poi c'è una terza piega che vi mostrerò con uno dei panetti vecchi. Perché ho fatto i panetti vecchi? Perché sono un po' più avanti nella procedura di incordatura e quindi mi converrà farvi vedere cosa succede a distanza di tempo. Quella che vedrete adesso è la piega Arletto. Ma io le chiamo così perché le distingo in base ai primi a cui ho visto fare questa piega. E Pino Arletto qui è stato il primo. Lui prende l'orecchia, la gira qua, prende l'altra, la gira qua, allarga, va a incrociare, allarga, va a incrociare, allarga, va a incrociare, va a incrociare qui e ha chiuso. Poi lo giro perché questa rimane sempre un po' più difficile da gestire. Ed ecco. Piega 2 e mi faccio un bauletto. Anzi, lo mettiamo così che è un po' più lungo. Altra piega 2 ed ecco la sutura. Questo tipo di piega a spiga o a pino arletto è la piega forse più soda, che dà più risultati di maggiore struttura all'impasto. Però notate questo o questo. Questo è molto più sodo rispetto a questo, voi perché l'ho fatto per ultimo, ma voi perché aveva già subito una prima manipolazione, quindi si era avvantaggiato di quella prima fase. Questa la possiamo togliere. Prendiamo questo e qua facciamo le normali pieghe 2, perché secondo me sono quelle che hanno un effetto maggiore rispetto a qualunque altra qualità. Guardate che bello la piega 2, non stressa l'impasto in alcun modo, l'unica cosa che devi fare è saldare un po' la punta qui. Poi il resto non c'è niente da fare. Guardate, lo girate e lo piegate. Saldato, panetto pirlato. E guardate che bello che è. Questi sono i nostri quattro pallini. Che faremo di questi quattro pallini? Allora, adesso, fine della parte, diciamo, pratica. Viene la ripetizione del gesto che avremo fra una decina di minuti a tutti e due e poi li metteranno nei contenitori. Aspettate che ve ne prendo uno così. Li vedete, eccoli qua. I contenitori sono questi. Sono contenitori da circa 2 litri, 1 litro e 8 ciascuno, perfetti per questa dimensione di palline. Nel contenitore vedrete che avranno all'inizio occuperanno questo volume. E poi arriveranno fin qua, quasi al bordo. Quando arrivano al bordo hanno 2 volte e mezzo con il loro volume. Quindi è raddoppiato con un po' di più. Cosa faremo? Passi successivi. Io adesso fra un paio di minuti mi fermo e mi farò le altre pieghe, altri giri di pieghe, ne farò 2 o 3 identici a quelli che avete visto. Farò tutte pieghe a 2 perché mi trovo bene. Con tutti gli altri, una volta fatto 1, 2, 3 giri di pieghe, li prenderò e li metterò là dentro. Vi ricordo, inquadra un po' i palletti per favore, che già le palline fatte 10 minuti fa, 5 minuti fa, vedete come sono già rilassate? Prima erano più gonfie e sode, adesso si sono un po' spiattellate. Stessa cosa qua, un po' meno qua, un po' meno qua. Qua un po' meno perché abbiamo fatto 2 giri di pieghe. E questo che vuol dire? Questo si basa tutto sulla ripetizione del gesto, è un concetto semplicissimo. Fatelo una volta, avrà una durata di 10 minuti, ok? Fatelo 2 volte, durerà 20 minuti. Fatelo 3, durerà 1 ora, 2 o 3 ore. Quindi sarà perfetto se lo rifate 2 o 3 volte. La ripetizione del gesto aumenta l'effetto finale. Quindi tenetene conto quando dovete decidere quante farne, perché una delle cose più fastidiose di tutte le pizze alta idratazione è che quando poi l'andate a stendere, la raccogliete sulle mani, vi collerà da tutte le parti. Questa è una dannazione che abbiamo attraversato tutti e che risolviamo alla grande con questo concetto di ripetizione del gesto. Quindi prima di andare in fase di lievitazione, io prenderò, ve lo mostro ancora una volta, prenderò un panetto che ha cominciato a spiattellarsi, lo tiro su al rovescio e nella parte appiccicosa che è questa di sotto, farò la piega. Vedete? Lo giro, vedete com'è composta l'impasto, liscio.
e farò un'altra piega. Lo giro, ultima piega. Questo adesso non si scioglie in 10 minuti, ma ci metterà una quarantina di minuti per abbattersi. Chiaro? Quindi questa ha una struttura molto maggiore di questo, per la sola differenza di essere stata rifatta a distanza di un quarto d'ora. Quindi adesso questo, forse gli farò un altro giro per 10 minuti e poi lo spatterò qua dentro, coperchio, e lo metto a temperatura. Ci rivediamo verso le 12 e mezza, più o meno 2 ore e mezza, per vedere a che punto stanno. Comunque riceverete tutte le informazioni e vedrete che sarà l'impasto sarà, anzi ve ne faccio vedere uno giusto per avere idea di cosa vi dovete attendere nel vostro contenitore. Questo è l'ultimo che abbiamo fatto, vi ricordate? Che abbiamo fatto guardate, questa è la struttura che deve avere, vedete, all'inizio, poi si appiattellerà qua, arriverà fino al bordo da questa parte. Qua arriverà fino al bordo, qua questa parte alta si abbasserà un pochino e poi comincerà a lievitare. Quando arriva più o meno qui, che sta per toccare, anzi, voglio farvi vedere un piccolo trucchetto, scusami. Un trucchettino utile, ragazzi, contro il logorio della vita moderna. Quando in pratica voi state sempre in affanno, no? Ma no, c'ho gli impasti, saranno arrivati, oh mio Dio, è leggermente sovralievitato. Il coperchio che andiamo a mettere sopra verrà toccato fatalmente dall'impasto. E vi risulterà un po' noioso, vedete che bello che era, è bellissimo. Vi risulterà un po' noioso staccarlo. E allora che facciamo? Gli diamo una piccola oleata anche a questa parte e andiamo a chiudere. Quando l'impasto toccherà sopra, non vi rimarrà attaccato. Ok, ragazzi, ci vediamo 12 e mezza, l'una meno un quarto. A dopo, ciao! Grazie. Ciao!